Dai, 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 dai. Vieni, vieni, vieni da me, Emanuele. Vieni da me e dimmi all'orecchio. Dimmi all'orecchio. Vieni. Vieni. Io ho chiesto permesso a Emanuele di dire in pubblico la domanda e lui mi ha detto di sì, per questo la dirò. Poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. E lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e quattro figli. E era un uomo bravo. E in cielo, papà? Che bello che un figlio dica del suo papà era bravo. Bella testimonianza di quell'uomo che ha dato ai suoi figli, perché i suoi figli potranno dire è un uomo bravo, era un uomo bravo. E bella testimonianza del figlio che ha ereditato quella forza del papà, anche ha avuto il coraggio di piangere davanti a tutti noi. Se quell'uomo è stato capace di fare figli così, è vero, era un uomo bravo. Era un uomo bravo. Chi dice chi va in cielo è Dio. Ma com'è il cuore di Dio davanti a un papà così? Com'è? Cosa vi sembra a voi? Un cuore di papà. Dio ha un cuore di papà. E davanti a un papà, che non credente, è stato capace di battezzare i figli e di darle quella bravura ai figli. Voi pensate che Dio sarebbe capace di lasciarlo lontano da te? Pensate quello? Ma forte, con coraggio. Dio abbandona i suoi figli. Dio abbandona i suoi figli quando sono bravi. Ecco, Emanuele, questa è la risposta. Dio sicuramente era fiero di tuo papà, perché è più facile, essendo credente, battezzare i figli che essendo non credente battezzarli. E sicuramente a Dio questo è piaciuto tanto. Parla con tuo papà, prega tuo papà. Grazie Emanuele per il tuo coraggio.